Buongiorno, benvenuti. Il nostro tradizionale appuntamento scientifico, curato come sempre da Michele Morgante, che è parte membro del nostro comitato scientifico, ci aiuta sempre in questo compito di informare sui temi urgenti in campo scientifico. Michele Morgante insegna genetica all'Università di Udine ed è direttore dell'Istituto di Genomica Applicata collabora con noi da sempre, da quando c'è Michele. E questo evento, lo dico subito prima di dimenticarmene, è sostenuto dalla farmacia Antonio Colutta. Ringrazio Antonella, che spero sia qui e che ci sostiene sempre in questi eventi scientifici. Bene, abbiamo qui degli ospiti che ci spiegheranno il difficile rapporto tra la scienza e i cittadini e sulla difficoltà di comunicare in modo corretto e credibile. Michele Morgante ha voluto questo titolo: Cerco un centro di gravità permanente, pandemia, scienza e società. Sono qui sul palco Luca Carra, che è direttore di Scienza in Rete, si occupa di scienza, ambiente e salute. Insegna comunicazione ambientale alla Sissa e alla Bicocca di Milano. In questo momento è consulente del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Da remoto ci ascolta e partecipa a questo dibattito Gennaro Ciliberto, che ecco vedete sullo schermo, professore di biologia molecolare all'Università di Catanzaro, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita. Voglio citare la sua ultima pubblicazione, che potete trovare qui nel nostro bookshop, Storie di vaccini, dal vaiolo al coronavirus, tra sfide e successi, appena pubblicato. E qui di nuovo sul palco Barbara Saracino, che è ricercatrice in sociologia all'Università di Bologna, insegna metodologia delle scienze sociali e scienza, società e public engagement, ed è coordinatrice dell'Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società. Poi abbiamo Giorgio Sestili, comunicatore scientifico, che ha avuto la bella idea di postare su Facebook, non so se si dica così, un progetto sul coronavirus fin dall'inizio della pandemia, che nel giro di un mese ha avuto più di 100.000 followers. Collabora con una serie di media, tantissimi, e di organi di stampa, da Sky TG24, La 7, Rai 1, Radio 1, TG Com 24, ANSA, Il Fatto Quotidiano, Open. Tutto questo per dirvi che se ne intende del tema della difficile comunicazione del pensiero scientifico e soprattutto del metodo scientifico. Non so se ho detto tutti, sì, grazie. Lascio la parola a Michele Morgante, grazie. Grazie Franca e grazie ovviamente a Vicino e Lontano per aver anche quest'anno dato spazio a questa tematica che riguarda il rapporto scienza, società e politica, che sono i tre attori di un triangolo che nel corso della pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare molte delle cose che si sono verificate. Ovviamente da un certo punto di vista avremmo preferito non dover essere qua a discutere di questo tema, però la pandemia ha posto come tema centrale nella discussione pubblica il rapporto fra scienza e società, e ha posto la scienza al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica come forse mai in passato. Come sempre, anche dalle peggiori occasioni bisogna trarre delle opportunità, e credo che sia importante che da quello che è successo e anche da quello che succederà impariamo come
in futuro dovremo comportarci in situazioni simili, ovviamente sperando che non si verifichi mai nulla di altrettanto grave. Il tema secondo me centrale, per cui ho voluto dare questo titolo "Cerco un centro di gravità permanente", che ovviamente vuole anche ricordare il maestro Battiato, che è mancato da poco, è che dal mio punto di vista il problema principale è stato, da un lato, un'opinione pubblica che voleva certezze e dall'altro una scienza che per sua natura non poteva dare certezze, che poteva dare evidenze che si aggiornavano di volta in volta in base alle nuove evidenze che si venivano ad aggiungere. E indubbiamente in questo contrasto si sono generati dei problemi. Non tutto è andato bene, è inutile che facciamo finta che invece tutto sia andato bene, e oggi quello che cercheremo di fare è, con i nostri illustri ospiti, in cui abbiamo rappresentato lo scienziato Gennaro, abbiamo rappresentato i comunicatori scientifici che sono Giorgio e Luca, e abbiamo rappresentato chi studia questi problemi da un punto di vista sociologico, che è Barbara, cercheremo di capire quello che è successo e soprattutto poi vedere se possiamo ricavarne delle lezioni per il futuro. Vorrei iniziare da te, Barbara, che da un certo punto di vista hai un punto d'osservazione privilegiato con il tuo osservatorio Observa Scienza e Società di cui ti occupi, e vorrei che tu ci dessi un quadro su come è cambiata la fiducia fra scienza e società passando dal prima della pandemia ad oggi. Allora, sicuramente l'osservatorio considera i dati facendo, diciamo, il paragone con i dati internazionali e quindi facendo un confronto tra ciò che succede in Italia e negli altri paesi. La fiducia negli italiani nei confronti della scienza era sempre stata molto alta. Nei confronti della scienza, degli scienziati e delle scienziate, perché va distinta, no? La scienza come istituzione e poi i singoli che si occupano di scienza. È stata molto alta nel corso del tempo, sempre molto alta rispetto dal 2003, noi raccogliamo i dati sui rapporti tra scienza, tecnologia e società. E che cosa è successo durante la pandemia? Il problema grosso, se voglio andare al nocciolo della questione, è legata alla confusione nella comunicazione. Con un'altra battuta potrei dire: che confusione, no? La comunicazione sulla pandemia. Nel senso che la pluralità di voci che ha anche contraddistinto il nostro paese rispetto ad altri paesi, dove ci sono stati a volte dei portavoce, no? Designati a parlare del virus e di che cosa stava succedendo, invece in Italia la pluralità di voci, di esperti che sono diventati pop star experts, no? Potremmo dire, ha creato con molta confusione nei confronti dei cittadini. Questa confusione, per rispondere alla tua domanda, Michele, ha provocato una perdita di fiducia nei confronti, cioè se noi partivamo da un livello, anche rispetto agli altri paesi, da un livello di fiducia alto, invece la confusione nella comunicazione, i pareri troppo diversi, no? Che sono emersi nel dibattito pubblico, ha portato a una perdita di fiducia, in realtà però non nella scienza, appunto volevo distinguere tra scienza e scienziate, quindi persone che fanno scienza, non nella scienza come istituzione, ma negli scienziati e nelle scienziate che hanno parlato pubblicamente, che sono diventati pop star. Ecco, questo è un po' il tema. Sì, dal mio punto di vista, che sono scienziato, non mi rende felice. Gennaro, tu sei più scienziato di me in questo settore, e vorrei ricordare che Gennaro, oltre a guidare la Federazione Italiana Scienze della Vita, che raduna 16 società scientifiche, tutte nell'ambito della ricerca biologica e biomedica, a cui Gennaro ha voluto porre come problema centrale il rapporto scienza e società. Dicevo, Gennaro ha lavorato per molti anni all'IRBM occupandosi di vaccini. IRBM è quell'azienda di Pomezia che ha dato un contributo importante allo sviluppo del vaccino AstraZeneca. Qual è, dal tuo punto di vista, il racconto che è stato fatto al pubblico di ciò che è avvenuto a livello scientifico rispetto a quello che è veramente avvenuto e che tu sapevi essere in corso? Cioè, c'è stato un racconto fedele, c'è stato un racconto
che ha voluto semplificare così facendo ha portato a dei fraintendimenti o è andato tutto bene? Bene, spero che mi sentiate, grazie per l'invito. Devo dire innanzitutto, va bene, voglio fare una premessa. La premessa importante è che i vaccini ci hanno salvato e ci stanno salvando. Se non fosse per i vaccini staremmo ancora contando oggi migliaia di morti al giorno e con tutte le conseguenze. E questo lo si può vedere dalle grosse discrepanze nell'uso dei vaccini a livello mondiale, in cui i paesi dell'emisfero settentrionale si beneficiano di grandi quantità di dosi di vaccini, quelli dell'emisfero meridionale di meno, e lì imperversa la pandemia molto di più che non qua. Quindi la scienza ha fatto la sua parte. Devo dire che la comunicazione con i vaccini è partita molto in sordina. Se vi ricordate, nel primo semestre dell'anno scorso, quando è cominciata la prima ondata della pandemia, non si parlava di vaccini. Si è cominciato a parlare di vaccini quando sono comparse le prime pubblicazioni e quindi le aziende farmaceutiche hanno cominciato a fare un battage pubblicitario molto forte. E devo dire che in questo è stato, diciamo, un primo aspetto di comunicazione che ha, diciamo, creato sicuramente dei problemi, perché appunto ogni azienda farmaceutica ha cercato di portare, diciamo, l'acqua nel suo mulino. E questo, diciamo, è abbastanza comprensibile. Poi successivamente sono comparse quelle confusioni di cui parlava prima la Barbara, che è intervenuta prima di me. Il problema grosso è stato la personalizzazione della informazione, molto spesso legata a persone che, devo dire francamente, ripeto, a me non piace fare nomi, che sono stati chiamati esperti, come esperti, a comunicare, ma che poi esperti di vaccino non lo sono, non hanno mai lavorato su vaccini prima, non sono degli scienziati, eppure sono stati presentati come scienziati. Io, diciamo, voglio dire, noi in Italia, questa è la mia teoria, che noi soffriamo della sindrome dell'inguaribile romantico. Cioè noi abbiamo uno stoppiamento. Da un lato, chiaramente, abbiamo delle solide basi scientifiche, delle forti attività di ricerca, però d'altro canto ci piace riempire i buchi che la scienza ci lascia con, diciamo, tentativi di tranquillizzare le persone. Così abbiamo selezionato col tempo delle persone che sono comparse nei talk show, per come personaggi talvolta anche rassicuranti, che riempivano i buchi della scienza, diciamo, spacciandosi come scienziati, riempivano i buchi lasciati dalla scienza, perché, come hai detto tu, la scienza, diciamo, procede per approssimazioni, non ha, diciamo, un sapere totale su tutto. Noi, soprattutto in un caso di una pandemia nuova come questa, in cui eravamo di fronte ad un oggetto, il SARS-CoV-2, totalmente nuovo e che noi non conoscevamo. E questo tentativo di riempire i buchi di conoscenza era basato su delle assunzioni e delle considerazioni di tipo puramente personalistico che hanno creato la confusione di cui si è parlato precedentemente. Purtroppo questo fatto, diciamo, è una tendenza tipicamente italiana e qui è il problema. Bisognerebbe opportunamente selezionare le persone che si presentano in televisione, che parlano in televisione, che vengono intervistate sui giornali. E quindi questa è un po' la raccomandazione da parte di me come scienziato ed esperto dei vaccini, è quello sicuramente di cercare persone che hanno un pedigree di esperti nel campo. Sì, diciamo che questa situazione ci ha anche posti di fronte a un problema che è un problema generale della scienza. La scienza può fare le più grandi meraviglie, le cose più spettacolari, però poi se queste cose non vengono accettate dall'opinione pubblica si ferma tutto. E quindi forse si sarebbe dovuto lavorare, oltre che sull'aspetto di fare una ricerca che è stata spettacolare, perché non dobbiamo dimenticare che quello che è successo è stato una sorta di miracolo scientifico visti i tempi, ma
forse ci siamo fatti trovare impreparati rispetto all'argomento poi di convincere le persone a fare uso di questa innovazione scientifica. Ma il convincimento delle persone avviene attraverso una triangolazione molto importante tra i tre pilastri, diciamo, che devono agire in circostanze come queste. Da un lato chiaramente gli scienziati, gli esperti, dall'altro gli esperti di comunicazione, i giornalisti, e il terzo pilastro importante è la politica. Se questi tre elementi lavorano assieme in maniera solidale, io penso che il convincimento della popolazione avviene in maniera più facile. Se invece abbiamo delle dissociazioni, come purtroppo spesso accade, e ci sono esempi che tu conosci molto bene anche al di fuori del campo dei vaccini, parliamo del campo dell'agricoltura, allora a quel punto la gente rimane confusa. Invece, perché chiaramente la popolazione non ha quell'esperienza, quelle basi scientifiche, non può averle come l'hanno i ricercatori. Ma il patto importante deve esserci tra politici, ricercatori scienziati e comunicatori. Sì, adesso parliamo con Giorgio e Luca degli altri due pilastri. Abbiamo sentito lo scienziato, adesso parliamo di giornalisti e di politica. Indubbiamente un tema centrale è stato cercare di spiegare due cose, incertezza e complessità, senza ridurre tutto a qualcosa di estremamente semplicistico e quindi senza ricorrere a eccessive semplificazioni. Perché è stato così difficile spiegare questo tema? Ma qui innanzitutto c'è da sfatare un mito, ovvero non è vero che comunicare l'incertezza genera preoccupazione nei cittadini. Su questo ormai ci sono tanti studi che dimostrano il contrario, cioè vendere certezze che poi si rivelano errate, sbagliate, provoca molta più sfiducia nella scienza e nelle istituzioni piuttosto che dire la verità, ovvero questo ancora non lo sappiamo. E questo mi sembra un primo elemento molto importante. Perché è stato così complicato? Beh, perché noi fino adesso, noi come scienziati o comunicatori scientifici, giornalisti scientifici, eravamo abituati a dare una notizia quando ormai la scoperta era stata fatta. Io sono di formazione un fisico, avrete sicuramente sentito parlare qualche anno fa della scoperta delle onde gravitazionali. Einstein le aveva previste un secolo fa, dopo 100 anni di ricerca sperimentale le abbiamo trovate. Il gioco è fatto, lo comunichiamo e le cose sono abbastanza semplici in questo modo. Questa pandemia invece ha completamente rovesciato il meccanismo, cioè noi abbiamo assistito a un processo, a un percorso di ricerca scientifica giorno dopo giorno in tempo reale. È come se noi fossimo dentro i laboratori di ricerca di tutto il mondo da un anno e mezzo e giorno dopo giorno tutto quello che viene scoperto deve essere trasmesso alla popolazione. Attenzione, tutto quello che viene scoperto e tutto quello che si pensa che abbiamo scoperto ma in realtà è sbagliato. Nel senso che sono stati fatti, ma questa è una cosa normale, la scienza va per tentativi e nei tentativi ci sono anche tanti errori e questi errori a volte vengono comunicati in maniera sbagliata, ma spesso anche senza essere in errore, no? Ma è un percorso normale. Però appunto la pandemia ha portato questo percorso nelle case di tutti gli italiani, insomma di tutti i cittadini al mondo, e questo chiaramente è stato molto, molto complicato. E comunicare l'incertezza, secondo me, significa anche per noi comunicatori avere un grandissimo senso di responsabilità, soprattutto in periodi di emergenza, perché come ho detto prima, in tempo di pace si può sbagliare, ma gli errori non comportano grandissimi disastri. In questo periodo di emergenza invece bisogna calibrare molto bene i messaggi e soprattutto saper scegliere le giuste
informazioni e cose da comunicare. Questo è stato forse il nostro lavoro più difficile, cioè l'enorme mole di informazione non ha riguardato solo il grande pubblico, ma dal mondo della scienza sono stati prodotti una quantità pazzesca di articoli scientifici, di paper. Dal 1 gennaio all'aprile del 2020, quindi nei primi 4 mesi di pandemia, c'era una media di 50 articoli pubblicati al giorno. È chiaro che tra questi 50 articoli ce n'era una piccola parte che veramente meritava di essere trasmessa perché aveva delle solide basi scientifiche, e tanto molto altro era forse... Sì, ma comunque è un fenomeno generale, nel senso, se tu guardi l'impatto delle pubblicazioni scientifiche a una tipica distribuzione di Poisson, ce n'è poche che hanno un enorme impatto, la stragrande maggioranza servono ma purtroppo non risultano in un impatto rilevabile. Esatto, però in questo specifico caso la curva era estremamente amplificata rispetto... No? E quindi noi che ci trovavamo tutti i giorni a leggere questi articoli scientifici, venivamo inondati, dovevamo selezionare con molta accuratezza di cosa parlare e di cosa no. E questo è stato un lavoro certamente molto, molto complicato. L'ultimo elemento velocissimo è il fatto che spesso si pensa che la comunità scientifica sia d'accordo, sia sempre d'accordo, e che la scienza debba vendere certezze. Non è così. In tutto il percorso in cui di conoscenza ci sono tante comunità scientifiche, tante teorie a confronto, che si confrontano, che si scontrano, che fanno tentativi poi sbagliati e ritornano indietro. Questa è la scienza. Noi dovremmo essere capaci di raccontare, di trasmettere al grande pubblico che la scienza è questo. La scienza non è un qualcosa che entra nelle nostre case per vendere certezze. Luca, voglio discutere con te di due cose. Prima prendo spunto da quello che diceva Giorgio sulla grande mole di pubblicazioni. Non solo c'è stata una grande mole di pubblicazioni, c'è stato anche un modo diverso di pubblicare rispetto a quello a cui la comunità delle scienze biomediche era abituata in passato. Ci puoi raccontare? Sì, questo? C'è stato il fenomeno dei preprints che è esploso. Quindi la scienza è abituata a delle regole nell'editoria scientifica vera e propria, nelle pubblicazioni. E normalmente gli scienziati, i ricercatori fanno degli studi, questi studi vengono sottoposti a delle riviste scientifiche accreditate che fanno rileggere questi studi a dei pari, infatti si chiama peer review, cosa che peraltro dura un bel po' di tempo, può durare anche mesi, dopodiché si va alla pubblicazione. L'emergenza ha fatto saltare questo schema, tutti hanno cominciato a sfruttare quello che è un fenomeno più diffuso, che c'è già, esisteva già nei fisici e meno negli scienziati della vita, cioè quello di postare degli articoli non ancora revisionati dai propri pari su internet, su dei repository, su dei, appunto, dei siti, BioArxiv ed altri, dove si sono accumulati migliaia di articoli. Li abbiamo anche contati su Scienze in Rete, e dall'inizio della pandemia a settembre dello scorso anno erano già circa 15.000 articoli, tra cui si nascondevano delle vere e proprie perle, ma anche, cose che poi al vaglio degli esperti non ha retto. Quindi c'è stata, se vogliamo, una grande corsa, che peraltro di cui ha beneficiato un po' anche la nostra rivista Scienze in Rete, che non è una rivista scientifica, non è neanche propriamente una rivista di grande divulgazione, è un po' una via di mezzo. E quindi io, con grande stupore, dal giorno dopo, dopo il 21 febbraio dell'anno scorso, senza che avessi ancora il tempo di stimolare gli scienziati a scrivere per Scienze in Rete, sono stati loro che ci hanno cercato, perché la motivazione era chiara. Se lo mando a una rivista scientifica passano 3 mesi, se lo mando a te domani lo pubblichi, sostanzialmente è stato questo. Noi cercavamo di controllare che non ci fossero svarioni maggiori, ma più che altro il nostro era un tipo di controllo redazionale. Peraltro anche Gennaro Ciliberto ha pubblicato e ha scritto
su Scienze in Rete come tanti altri. E devo dire che questo, al netto delle inevitabili imprecisioni, inesattezze che si sono riscontrate in molte ricerche scientifiche in nuce che nella fretta sono state fatte, è stato però dal mio punto di vista un grande arricchimento e una grande democratizzazione della scienza, perché ha innescato un altro fenomeno interessante, quello che si può chiamare di una peer review distribuita. Cosa è successo? È successo, per esempio, che articoli usciti su giornali molto molto importanti, il più importante giornale di medicina al mondo, il New England Journal of Medicine, il secondo più importante giornale di medicina al mondo è The Lancet, due articoli che sono usciti un po' alla svelta su questi giornali sono stati duramente criticati, dove? Sui social, su Twitter per esempio, e le critiche, perché sui social non ci sono solo quelli che spargono cretinate o fake news, ma ci sono tutti gli esperti che ne parlano di queste cose in modo anche molto competente. Ebbene, con queste critiche hanno indotto New England e Lancet a ritirare questi due articoli, cosa che insomma è avvenuto qualche altra volta nella storia della scienza, ma non molto spesso. Questo in qualche modo suggella il fatto che l'editoria scientifica, la grande produzione scientifica, sta cambiando le sue regole, perché si deve adattare molto rapidamente, spesso ormai ha a che fare non più solo con le onde gravitazionali che possiamo, o il bosone di Higgs o altre cose che possiamo trattare in un altro modo, ma la cosiddetta scienza post-accademica si trova di fronte a delle pandemie, alle conseguenze del cambiamento climatico, a dei temi che sono urgenti, estremamente complessi e che quindi necessitano di risposte molto rapide e di un'attività scientifica molto rapida. E che poi rispetto alle onde gravitazionali, al bosone di Higgs, non me ne vogliano i colleghi fisici, toccano molto più direttamente la vita delle persone. E ci ammazzano. Perché c'è anche... Adesso probabilmente non so, anche le onde gravitazionali si scoprirà che... Però al momento, insomma, la pandemia abbiamo visto cosa ha fatto. E questo inserisce un altro problema, che è il problema della complessità, che la scienza non è molto abituata a trattare. Cioè un fatto, un evento come la pandemia non può essere rappresentato solo dai virologi e nemmeno dai genetisti. Per capire una pandemia servono i virologi, i genetisti, i medici di vario genere, gli esperti di sanità pubblica, che sono stati un elemento fondamentale perché loro conoscono come queste cose si vanno a, come dire, rappresentare nella società e come la sanità pubblica può come dire, intervenire. I sociologi, gli psicologi, è tutto, cioè il 50% del problema della risposta alla pandemia è di tipo sociale e psicologico. E questo l'hanno capito alcuni centri, alcuni anche grandi, come dire, think tank che ci sono in vari paesi, man mano col tempo, in quest'anno e mezzo, hanno progressivamente aggiunto al proprio panel di esperti anche psicologi, sociologi, fisici che studiano la dinamica delle folle, le distanze tra le persone che vanno tenute, tutto questa cosa. Tutto questo ha un nome ed è interdisciplinarietà ed è stato la cosa che ha rappresentato una grande scoperta, una grande sfida che non è stata immediatamente colta, ma adesso ci stiamo arrivando, c'è un processo di adattamento che la ricerca scientifica sta facendo per dare una risposta veramente complessa a un fenomeno così complesso come quello della pandemia. Posso aggiungere una cosa? Perché nel patto di cui parlava Gennaro tra scienziati, comunicatori e politica, nell'affrontare questi fenomeni complessi come la pandemia e i cambiamenti climatici, uno dei grandi problemi è proprio la politica e il problema della scala temporale di questi fenomeni. Cioè sono fenomeni oggi presenti che necessitano di risposte scientifiche immediate, ma per combattere la prossima pandemia, che è sicuro che ci sarà, semplicemente non sappiamo quando, è come un prossimo terremoto. Oppure per combattere i cambiamenti climatici,
dobbiamo impedire che entro il 2050 la temperatura aumenti più del 2%, di 2 gradi centigradi. Sono necessarie azioni oggi, importanti azioni oggi, che però vedremo i risultati fra 10, 20, 30 anni. Purtroppo la politica è abituata a ragionare invece sul brevissimo tempo, sulle prossime elezioni, e questo crea un problema enorme per affrontare la complessità di questi problemi. Barbara, torniamo a te. Com'è che gli italiani si sono informati sulla pandemia? Cioè, quali sono stati i canali attraverso cui hanno ricavato questa grande mole di informazioni che poi hanno rielaborato in vari modi? Sì, ci si aspetta che, se adesso dico secondo voi come si sono informati, molti diranno i social, no? Ci si aspetta che... E invece no. Ha retto la televisione, i media tradizionali reggono, i cittadini hanno cercato informazioni soprattutto sui media tradizionali, sulla TV come canale principale, ma anche sulla stampa, con la differenza che adesso non si va in edicola a comprare il giornale, ma lo si legge online, ma hanno retto i media tradizionali, perché quello che notiamo con l'osservatorio è che i cittadini hanno bisogno di una mediazione. Si fidano, cercano informazioni sui media tradizionali, si fidano, un parolone grosso, cercano informazioni sui media tradizionali perché vorrebbero una mediazione da parte dei giornalisti. Vorrebbero un ordine nella complessità, no? Da un certo punto di vista, e pensano che quest'ordine nella complessità possano darlo appunto i giornalisti, i media tradizionali, piuttosto che l'informazione diretta sui social. Credono ancora nella mediazione dei media tradizionali, cosa che magari uno non ci si aspetterebbe, invece è così. E non è legato a una fascia della popolazione, perché spesso si dice sono gli anziani che usano la TV mentre i giovani usano i social. No, non c'è una differenza all'interno delle fasce d'età sull'uso di un media rispetto a un altro, e nemmeno per livello di istruzione, un'altra cosa che si potrebbe pensare, e invece non è così. Quello che un po' parlavo prima della confusione, e quindi ho parlato degli scienziati e dei popstar, questa volta invece parlo dei giornalisti, visto che stiamo parlando dei media tradizionali. Non me ne vogliano, diciamo, i due comunicatori che ho a destra e a sinistra, ma forse è abbiamo un problema di giornalismo scientifico nel nostro paese, no? Abbiamo un problema di mediazione. Giorgio ci ha spiegato, no, della difficoltà anche da parte loro, no, e forse però c'è bisogno anche di una formazione. Forse il giornalismo scientifico è stato un po' accantonato dalle scuole di giornalismo, e in Italia, diciamo, no, e i giornalisti spesso in questa pandemia si è visto che molti giornalisti che facevano altro hanno parlato di Covid, e forse invece c'è bisogno di una preparazione, no, da parte del giornalista sugli aspetti che riguardano la scienza, per raccontare appunto l'incertezza, le difficoltà anche della scienza, per raccontare in realtà il metodo scientifico, no? Non le nozioni e spot e basta, ma il metodo della scienza. Forse è quello che manca, no? Il racconto del metodo. Ecco, parliamo adesso dei due tipi di mediatori, da un lato i giornalisti e dall'altro poi mi rivolgerò a Gennaro per parlare del lato scienziati di nuovo. Indubbiamente, in particolare sulle TV, si è visto parlare di scienza, si sono visti parlare di scienza giornalisti che chiaramente ne capivano poco, e questo non ha fatto bene. Anche giornalisti molto rispettati su tutti altri argomenti, però su questo argomento si vedeva chiaramente che erano impreparati. E in parte la mia impressione è stata anche che in molti casi, piuttosto che usare l'occasione per spiegare e distruire, si sia voluto solo cercare la spettacolarizzazione, cercare la polemica a tutti i costi. Era inevitabile, o ad esempio se quello che diceva Barbara, cioè se il giornalismo scientifico fosse più presente nelle testate dei giornali, nei canali televisivi, la cosa sarebbe potuta andare in maniera diversa?
La cosa sarebbe potuta e doveva andare in maniera diversa, ma il motivo secondo me per cui la comunicazione è stata fatta in maniera così approssimativa è molto semplice. Se io in questo momento chiedo a tutti voi presenti quanti giornalisti sportivi conoscete, il numero è sicuramente molto più alto dei giornalisti scientifici. Eppure diciamo che la scienza rispetto al calcio o allo sport investe le nostre vite in maniera un po' più pesante, no? Ma la stessa cosa vale per i giornalisti che si occupano di economia, cioè tutte le redazioni delle varie testate, giornali, TV, radio sono piene di giornalisti sportivi, esperti di economia, di giornalisti di settore. I giornalisti scientifici se ne contano pochissimi e quasi sempre sono esterni alle redazioni, quindi collaboratori occasionali che vanno e vengono. Dirò di più, io ed altri che magari abbiamo avuto una certa visibilità in questo periodo di pandemia, per esempio Roberta Villa, Giancarlo Sturloni, è vero che siamo spesso stati chiamati a parlare sui mass media, ma siamo stati chiamati a parlare in quanto commentatori, esperti, mediatori appunto tra scienza e cittadini, ma in realtà il nostro ruolo non dovrebbe essere questo, cioè questa è proprio la parte finale del nostro lavoro, ma il problema è nelle redazioni, in tutto quello che avveniva prima, quando si doveva scrivere un articolo, quando si doveva preparare una trasmissione, noi non siamo mai stati interpellati. Perché non siamo mai stati chiamati, per esempio, noi a intervistare gli scienziati, a saper porre le giuste domande, le giuste questioni? Ma veniva fatto da, come ha detto Michele, da giornalisti che invece non hanno questa caratteristica. Quindi, insomma, secondo me c'è proprio un problema culturale, cioè di come noi mettiamo la figura del giornalista scientifico come figura centrale e fondamentale all'interno delle redazioni e che possa affiancare il lavoro di redazione, soprattutto su temi così delicati come la pandemia, come cambiamenti climatici. Poi la questione della spettacolarizzazione. Allora, io penso che un po' sia inevitabile, nel senso che ormai noi viviamo nell'epoca in cui tutto è mediatico, se non c'è la notizia, il fatto non esiste. I giornali per campare devono fare click, devono avere visualizzazioni, insomma, e quindi si cerca un po' la spettacolarizzazione. Io questo penso che sia un po' inevitabile. Detto ciò, aver trasformato le trasmissioni televisive serali tutti i giorni, prima c'erano i politici che litigavano, adesso ci sono i virologi, è stato un fatto, secondo me, devastante per la fiducia nei cittadini, nelle istituzioni scientifiche e negli scienziati. Cioè, nel senso che a un certo punto veramente era, non lo so, eccessivo. Un circo. Sì, era un circo, era veramente eccessivo. Penso però che ci sono stati anche degli aspetti positivi in tutto questo. Gli aspetti positivi mi riferisco a alcuni giornali e redazioni che effettivamente hanno raccontato la pandemia in maniera seria, rigorosa. Scienze in Rete è uno di questi, e lo dico non perché c'è Luca qua, ma perché lo penso veramente, ma per esempio anche l'Ansa Scienza lo ha fatto molto bene, secondo me. E poi si è creato uno spazio, e per esempio questo è lo spazio dove mi sono infilato io, nel senso che un anno e mezzo fa a me non mi conosceva nessuno, lo dico proprio tranquillamente. Però io a marzo dell'anno scorso, proprio all'inizio del lockdown italiano, ho avuto un'intuizione. Ho aperto una pagina Facebook che ho chiamato Coronavirus Dati e Analisi Scientifiche e insieme a altri ragazzi, tutti ricercatori e ricercatrici, con la passione per la divulgazione ci siamo messi a scrivere e poi anche a fare video divulgativi. Abbiamo azzeccato un format che era un format estremamente serio, rigoroso, documentato, però semplice, alla portata di tutti. Questa pagina Facebook nessuno lo poteva immaginare, ma in 3 settimane ha raggiunto i 100.000 follower e poi abbiamo incominciato le varie collaborazioni anche con la stampa e i giornali. Ecco, tutto questo ha permesso di fare cosa? Ha permesso in qualche modo di uscire dai media tradizionali, anche se chiaramente 100.000 follower sono
una nicchia ristretta rispetto ai canali televisivi, questo è chiaro. Però ha permesso anche di creare un lessico comune. Cioè, parole come curva esponenziale, curva logaritmica, tasso di positività, reproduction number o R0 e chi più ne ha più ne metta. Oggi sono parole che tutti bene o male mastichiamo e comprendiamo, ma un anno e mezzo fa non erano parole che usavano gli esperti e solo gli esperti di settore. Quindi c'è stata, secondo me, anche un processo di alfabetizzazione scientifica importante, perché questa stessa alfabetizzazione scientifica poi è servita a cosa? È servita a comprendere il perché delle restrizioni dei nostri comportamenti. Cioè, senza questo tipo di alfabetizzazione sarebbe stato molto più complicato spiegare e convincere il perché era necessario stare chiusi in casa, il perché era necessario il distanziamento, la mascherina e così via. Quindi, diciamo, è stato sbagliato molto, però ci sono anche degli aspetti positivi in tutto questo. Gennaro, veniamo all'altro lato della mediazione, cioè quello degli scienziati. A me ha colpito molto un articolo che ha scritto Massimiano Bucchi poco tempo fa sul Corriere della Sera, dove diceva: una comunità scientifica che dovrebbe avere come proprio motto nullius in verba, cioè non credere a nessuno sulla parola, che è il motto della Royal Society, che si definisce la più antica Accademia Nazionale delle Scienze, ma non è vero perché è la nostra, la più antica Accademia Nazionale delle Scienze, una vecchia diatriba. Loro sono la più antica che è rimasta sempre in attività, la nostra ha avuto qualche momento di incertezza in attività. Però tornando a Massimiano, dice: a fronte di questo, con la pandemia siamo arrivati all'ipse dixit, dove la parola del singolo è quello che conta. Allora, io credo che qui ci sia stato un problema, cioè, e si rifà anche alla questione, è venuta a mancare la fiducia negli scienziati, la fiducia nella scienza c'è ancora. Hanno parlato i singoli, forse hanno parlato troppo poco le istituzioni scientifiche, che in altri paesi invece hanno avuto un ruolo molto più importante e hanno portato una comunicazione forse più ordinata e coerente. Come la vedi tu la cosa? Io concordo pienamente con quello che hai detto. Allora, devo dire che esprimo il mio apprezzamento per il cambio di passo che c'è stato con il nuovo CTS, che è un esempio di come la comunicazione va condotta. Da quando si è insediato il nuovo CTS, la comunicazione, almeno da quella fonte, è avvenuta attraverso soltanto due persone, che sono il coordinatore del CTS e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che esprimono praticamente quello che è l'opinione delle istituzioni. Che quindi viene, diciamo, da un'elaborazione di dati complessi da parte di un gruppo di persone esperte. Quindi questa è la modalità giusta con la quale dovrebbe essere affrontata la comunicazione, e non lasciata ai singoli, perché i singoli possono essere tentati, come abbiamo visto, dal eccessivo protagonismo e quindi dalla possibilità, diciamo, dalla tentazione di colmare quelli che sono, ripeto quello che ho detto prima, i buchi delle conoscenze scientifiche con loro personali considerazioni, talvolta addirittura con atteggiamenti, in alcuni casi che abbiamo visto, folcloristici. E questa è un po' la tendenza anche, ripeto, italiana. Io voglio dire, noi italiani abbiamo nei confronti della scienza un comportamento ambivalente. Da un lato ci fidiamo dei progressi delle scienze, della tecnologia, no? L'esempio è la nostra comunicazione oggi. Io non sono presente con voi fisicamente, però sono collegato in remoto. E così come compriamo via internet tante cose che non sarebbe possibile se non ci fosse la tecnologia, prendiamo i treni ad alta velocità. Però poi a un certo punto abbiamo paura c'è una parte della nostra anima di italiani che ha paura di essere dominati dalla scienza e dalla tecnologia, e quindi si rifugia nella
idea di, diciamo, di un mondo antico dove tutto era bello, dove tutto era bucolico, dove tutto andava bene, il mondo dei nostri nonni. E così nascono episodi ripetuti nel nostro paese, come la cura di Bella, come il caso Stamina. Sono tutti esempi di questo, diciamo, di colmare una parte della nostra insicurezza con cercare di dare delle sicurezze laddove la scienza non riesce completamente ad arrivare. Ma qual è il problema, a mio avviso? Il problema è quando anche i politici ci si mettono, quando anche i politici abbracciano questo tipo di visione, i parlamentari che appoggiano posizioni che non sono scientifiche. È lì che avviene il problema, oppure come anche nei talk televisivi, i conduttori televisivi che amano circondarsi di persone che ripetono, pur di essere protagonisti, pur di essere rassicuranti, dicono delle cose che non hanno basi scientifiche, come ora per esempio si sta dicendo, no, non vi preoccupate della variante Delta, tanto comunque non uccide. E però intanto in Inghilterra ci sono 30.000 contagiati al giorno. Anche se non muoiono, comunque creano un problema per il sistema sanitario. Voglio chiudere dando un esempio, a mio avviso. Ora spero che tutti voi che siete presenti lì condividiate questa mia valutazione. Un esempio di chi ha fatto un'ottima comunicazione nell'ambito della pandemia, di tipo scientifico, anche molto chiara, molto evidente, per esempio è stata la Fondazione Gimbe. Io devo dire che ha assolto questo compito che riguardava le informazioni riguardanti la diffusione della pandemia in maniera molto precisa, molto accurata, ma anche molto chiara e molto continua e molto continuativa. Devo dare merito alla Fondazione Gimbe di avere fatto un'ottima comunicazione in questo senso. Quindi vuol dire che si sono organizzati bene e hanno evitato di utilizzare sensazionalismi, ma hanno fatto un rigoroso modo di comunicare quello che stava realmente accadendo. Grazie Gennaro per aver ricordato i casi di Bella e Stamina. Su Stamina ricordo sempre che è un caso che ci ha toccato da vicino qua a Udine, perché Vannoni, che era il fondatore di Stamina, era professore di psicologia qui nella nostra università. Che sono quei due casi, come altri, esempi in cui si è dato un peso eccessivo a singoli scienziati, di Bella in un caso, Vannoni e i suoi seguaci nell'altro, e non si è ascoltato il parere. Non erano scienziati, Vannoni non erano scienziati, non era nemmeno laureato in medicina. No, Vannoni è scienziato in altro campo, era esperto di comunicazione persuasiva e si è visto. Diceva invece non si è ascoltato il parere delle istituzioni, che non hanno mai avuto dubbi su questi due problemi. Ma voglio tornare a Luca, perché l'aspetto che abbiamo toccato secondo me troppo poco è il terzo attore, cioè la politica, perché anche nei casi di Bella Stamina un ruolo decisivo ce l'ha avuto la politica, che è andata dietro a queste cose e non si è affidata a pareri autorevoli. So che tu è da tanto che cerchi di cambiare il modo in cui la politica si interfaccia con la scienza. Sì, perché in realtà esiste una tradizione e un metodo di consulenza scientifica che è relativamente efficace, cioè il modo in cui gli scienziati, e attenzione bene, un conto sono i ricercatori, gli esperti sono un'altra cosa. E noi sappiamo che gli esperti in medicina, per esempio, sono il grado zero dell'attendibilità scientifica. Se tu devi misurare la forza delle prove di qualcosa in medicina, al massimo trovi i grandi trial, le meta-analisi, le revisioni, ma l'opinione dell'esperto non vale niente, quasi niente. Quindi appoggiarsi all'opinione dell'esperto è anche stato il difetto di questa politica. Metti 5 esperti, 10 esperti intorno a un tavolo, senza regole precise, senza, come dire, aver stabilito in anticipo per quanto tempo devono fare questo lavoro, pagati o non pagati, con quali obiettivi, con quale potere gli dai,
E tu, politico, che non ne sai niente, che ti vedi di fronte a questa grana colossale, come dire, fai finta o comunque scarichi la tua responsabilità su questi 10 malcapitati che ovviamente fanno il possibile per cercare di dare dei buoni avvisi, e questo non è un processo sano di advice, di consulenza scientifica. Nel mondo, tutti i parlamenti del mondo, di tutti i parlamenti degli stati democratici, hanno un ufficio di scienza e tecnologia, tranne quello italiano. Questo è solo un esempio. Il più importante è sicuramente quello britannico, che si chiama appunto POST, e che da almeno 20 anni, quando ci sono dei problemi più o meno urgenti, anche su Covid l'ha fatto, ma anche sulla tassa sulla plastica, sulle energie rinnovabili, sull'inquinamento del mare, eccetera, elaborano dei paper, elaborano delle sintesi molto chiare, molto comprensibili, anche per un politico, per un cittadino non esperto, senza dire cosa devono fare, ma mettendoli in condizione di farsi un'idea chiara. Di farsi un'idea chiara, superando l'idea un po', come dire, naif, che la scienza sia d'accordo su tutto. La scienza talvolta vive dei profondi disaccordi, soprattutto su questi temi scientifici, che non sono solo scientifici ma sono sociali, sono questioni molto complicate e complesse. E quindi in questo caso, come è stato recentemente detto proprio da questi che studiano la consulenza politica, il consulente scientifico della politica deve avere prima di tutto delle basi scientifiche, ma non fare lo scienziato, perché non deve portare i suoi interessi di scienziato alla politica, ma deve avere una buona competenza scientifica. Poi deve avere studiato comunicazione della scienza e conoscere molto bene le regole della politica, delle istituzioni in cui è chiamato a servire, perché la politica comunque non è riconducibile, non è riducibile alla scienza, non è la scienza che si può mettere a governare. C'è lo spazio autonomo della politica che per forza di cose è anche l'arte della mediazione tra interessi diversi. Magari lo scienziato vorrebbe che il lockdown durasse 2 anni, in quel caso il sociologo, il politico e altre figure dicono no caro, perché poi subentra un fenomeno di affaticamento, di stress, di ribellione, di mille altri fattori che emergono che non rendono sostenibile una cosa del genere. Quindi è sempre un lavoro di mediazione. Il consulente, oltretutto, visto che la scienza spesso è fatta da molte voci ma da molte discipline diverse, deve anche avere la capacità, lo chiamano un cartografo, di mappare quelli che sono anche le diverse, non tanto opinioni, ma le diverse teorie che ci sono, per esempio anche per certi versi proprio su come rispondere a una minaccia come quella pandemica, no? Tutto questo è entrato in crisi con Covid anche in quei paesi come la Gran Bretagna, eccetera, che avevano una certa tradizione. Perché? Perché rianalizzando la cosa, si sono resi conto che hanno fatto il tipico errore che abbiamo fatto anche noi in Italia. Cioè abbiamo dato in mano tutto, in termini di consulenza scientifica, diciamo così, solo a certe figure scientifiche, dimenticandoci dei pezzi importanti scientifici che potevano invece dare dei consigli importanti per la gestione di questa pandemia. Quindi sicuramente siamo un po' all'anno zero nel campo della consulenza scientifica, ma questa potrebbe fare veramente la differenza. E la prima cosa, Gennaro Ciliberto parlava di fiducia nella scienza. Della scienza non bisogna avere fiducia, perché la fiducia la puoi sempre togliere. Devi conoscerla, cioè devi avere appunto, e qui anche certamente il ruolo della conoscenza scientifica. E la prima cosa che devi conoscere della scienza è che non è l'ipse dixit dell'esperto e non è neanche appunto la certezza, ma è il carattere veramente progressivo di queste conoscenze, che partono necessariamente da molte affermazioni anche sbagliate. Il primo mese di pandemia il Comitato Tecnico Scientifico ci ha detto che gli anziani non dovevano preoccuparsi, perché avrebbe colpito, perché tutti ragionavamo con dei modelli che non avevano considerato le caratteristiche ovviamente di questo coronavirus,
che gli asintomatici non avrebbero trasmesso l'infezione, che i giovani si sarebbero sempre ammalati in modo leggero, il che è fino a un certo punto vero, ma non avrebbero più di tanto trasmesso. Che la mascherina, poi è nato tutto questo casino sulla mascherina, e che dei vaccini, come dire, ci si doveva fidare in modo cieco. Anche questo secondo me è stata una cosa sbagliata, perché il vaccino non è la soluzione totale della pandemia, perché è strettamente collegato al mantenimento della mascherina, del distanziamento, eccetera. Perché se noi facciamo adesso, come è successo in Inghilterra, che sta già arrivando questa variante Delta, adesso circa il 25% delle varianti di virus, e facciamo sì che arrivi una prevalenza di questa variante, i casi risaliranno, non si può dire che questi casi siano sempre, intanto colpiranno, magari anche uccidendoli, persone che per diversi motivi non si sono vaccinati. Questo comunque farà riaumentare l'incidenza della malattia anche nel nostro paese, e l'efficacia del vaccino è strettamente legata all'incidenza della malattia. Più la malattia circola, più è alto il numero totale di vaccinati che dobbiamo, a cui dobbiamo arrivare per neutralizzare, anche se questa cosa della come dire, immunità di gregge o di comunità è un tema molto, molto complesso. Comunque c'è questo tipo di cosa. Altra cosa in cui abbiamo perso un sacco di tempo, che l'immunità di gregge si poteva raggiungere esponendo la popolazione al virus, come aveva detto nella sua prima conferenza stampa Boris Johnson, come hanno fatto in qualche modo anche gli svedesi e altri popoli, dove c'è stata, insomma, diciamolo pure, non più morti che in Italia, ma molti più morti dei paesi che avevano vicino. Cioè, sono stati degli errori che sono costati decine di migliaia di morti. Ora, capite che questo non lo può risolvere il giornalista scientifico. Questo è un problema che ha investito e diviso prima di tutto la comunità scientifica al suo interno, e che poi man mano, ma ci sono voluti parecchi mesi, se ne è venuto a capo. Dopo qualche mese abbiamo capito che il lockdown serve, che il lockdown è quella cosa che ha buttato giù la curva, e poi il vaccino, ovviamente, dei casi, perché solo buttando giù al massimo la curva si riesce a ritornare in controllo di un'epidemia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, devo dire che è difficile buttare la croce addosso a una sola categoria, perché è stato per tutti nella tragedia, nelle morti, eccetera, eccetera, una prova che noi, credo, nella nostra vita, tutti noi, non abbiamo mai dovuto affrontare. Ed è la prima volta che affrontiamo una cosa così complicata. Speriamo comunque che per la politica questa esperienza serva da lezione rispetto a questi meccanismi che tu citavi di consulenza scientifica. Noi abbiamo anche un duplice paradosso. Da un lato abbiamo le commissioni parlamentari che, quando vogliono audire su temi scientifici, non si capisce bene in base a che criterio scelgono chi audire, per cui sentono cose veramente ogni tanto tanto strane, proprio perché non hanno qualcuno che gli guida su come comportarsi. Ma l'altro aspetto, secondo me, più peculiare è che in quei paesi che tu citavi, che hanno questi meccanismi in atto, hanno anche la figura del Chief Scientific Officer o Chief Scientific Advisor, che è uno scienziato. E adesso ce l'ha anche la Commissione Europea. In Italia non ce l'abbiamo, ma mettiamo lo scienziato a fare il ministro, che è un ruolo tipico del politico, per cui senza nessun riferimento, non me ne voglia il mio capo supremo, anzi la mia capa, però devo dire che resti qui anche il mio capo l'esperienza dei tecnici al Ministero Università e Ricerca non è stata fino ad ora molto positiva, quindi dovremmo dare agli scienziati il ruolo che gli spetta, non confondere il ruolo fra politici e scienziati. Cerchiamo di sfatare luoghi comuni. Uno dei luoghi comuni, Barbara, è che parte dei problemi derivino anche da una sorta di analfabetismo scientifico degli italiani. Quanto c'è di vero in questo? È un mito,
Te la dico secca, ti rispondo secca, nel senso che appunto facendo le comparazioni internazionali, gli italiani, i cittadini italiani non sono più analfabeti dal punto di vista scientifico che in altri paesi. Siamo bassi nelle classifiche, se ci confrontiamo per esempio con i paesi europei, non su quanto siamo analfabeti dal punto di vista scientifico, ma sul livello di istruzione generale. Come tutti sapete, siamo al penultimo posto in Europa per percentuale di laureati. Quello che ci diciamo sempre con Observa, e forse quello che anche ci ha insegnato un po' questa pandemia, che c'è un problema di formazione. C'è appunto... piuttosto che inoculare, visto che parliamo di vaccini, nozioni scientifiche, c'è bisogno appunto di far comprendere la complessità della scienza e di una formazione sul metodo scientifico, e questa formazione si ottiene però con un livello più alto di istruzione della popolazione in generale, non solo con nozioni spot su un determinato argomento. C'è un problema di formazione dei cittadini in generale, c'è, nel senso che c'è un basso livello di istruzione nel nostro paese, c'è una, mi sembra da, che da questo dibattito possa essere che c'è un problema di formazione, no? A vari livelli, forse se possiamo imparare una lezione dalla pandemia è che c'è bisogno di più formazione, di più istruzione, no? E a tutti i livelli. Quello che l'ultima cosa che volevo dire è che spesso, no, quando si parla appunto di analfabetismo scientifico, è perché in testa c'è un modello del deficit, no? Noi lo chiamiamo così. C'è un deficit di informazione, i cittadini devono dobbiamo inoculare queste nozioni in maniera tale che i cittadini poi facciano quello che noi vogliamo, no? A volte sentiamo parlare così alcuni. Beh, forse è quello che ha mostrato le corde, la pandemia ha mostrato le corde anche a quest'idea del modello del deficit, no? Per cui il cittadino è una tabula rasa che non ha, no, una propria visione delle cose, una propria idea sulle cose, e soprattutto nelle questioni biomediche, appunto abbiamo citato il caso Stamina, il caso Di Bella, ci sono stati errori da tanti punti di vista, c'è anche una questione di il corpo è mio e me lo gestisco io, noi la chiamiamo così con Massimiliano Bucchi che tu prima hai citato, no? La salute è mia e me la gestisco io voglio capire, comprendere, mi voglio informare perché voglio prendere io le decisioni sulla mia salute. E dobbiamo fare i conti con questa decisione, non possiamo semplicemente dire al cittadino sei stupido, sei ignorante, alla cittadina sei stupida, sei ignorante, adesso te lo spiego io come devi fare. Ecco, mi collego a questo tema, forse non abbiamo dedicato abbastanza attenzione per pensare alle ragioni di chi era scettico su certe cose. Noi abbiamo cercato di capire cos'era che lo guidava, ma a fronte di cercare di convincere gli scettici o cercare di far cambiare idea a chi è stato informato in maniera sbagliata, e di misinformazione ce n'è stata tanta. Non abbiamo parlato di fake news, ma sicuramente quello è stato un tema anche importante. Ci sono approcci diversi. L'approccio tipico della comunità scientifica è quella di procedere con un approccio logico-razionale, utilizzo i metodi del debunking, del fact-checking. Secondo molti non è così che si guadagnerà il consenso degli scettici. Dobbiamo parlare non alla loro mente ma alla loro pancia. Secondo te quanto c'è di corretto in questo, oppure bisogna trovare un equilibrio fra i due approcci, anche a seconda di chi è l'interlocutore con cui ti trovi di fronte? Sì, è così. Bisogna trovare un equilibrio. La prima cosa che ci insegnano in qualunque corso di comunicazione è che tu devi avere ben presente il target, cioè il pubblico a cui stai parlando. E nel caso della pandemia il pubblico è l'intera popolazione mondiale, fatta di donne, uomini, nazionalità, culture, cioè mondi completamente diversi tra loro, livelli di istruzione diversi tra loro.
e quindi bisogna trovare un equilibrio tra un aspetto più razionale della comunicazione ma anche uno più emotivo. Ecco, da questo punto di vista io penso che il fatto che in Italia non si sia fatta alcuna campagna di comunicazione sui vaccini è un qualcosa che adesso stiamo pagando. Io a febbraio, in tempi non sospetti, quando era appena partita la campagna di comunicazione, ho parlato con il presidente della Regione Lazio e con l'assessore alla salute della Regione Lazio dicendo: guardate che andando avanti con le vaccinazioni, prima o poi ci scontreremo contro quella parte di popolazione che non vorrà vaccinarsi. E infatti oggi lo stiamo vedendo, oggi abbiamo seri problemi perché c'è un drastico calo della richiesta di vaccini dovuto al fatto che probabilmente la gente si è tranquillizzata perché c'è una situazione epidemiologica favorevole e soprattutto c'è chi il vaccino non se lo vuole assolutamente fare. Allora, io penso che anche in questa sala, no, tutti nel leggere le notizie sull'onda delle emozioni, i problemi con AstraZeneca, quei pochissimi casi di trombosi, a tutti ci è venuto il dubbio, ma che fa, me lo faccio, non me lo faccio, ma mi faccio AstraZeneca, ma forse è meglio che mi faccio Pfizer. Allora, alcuni si tranquillizzano con il leggere i dati, ma tanti altri si tranquillizzano perché magari vedono l'amico, il parente che si è andato a vaccinare, no? Quindi ragionano in maniera più emotiva. Allora, da questo punto di vista, perché la proposta che io ho fatto alla Regione Lazio è: perché non facciamo una grande campagna di comunicazione dove coinvolgiamo personaggi dello spettacolo, attori, cantanti, calciatori, no? E parliamo a quella parte di società che ha bisogno di vedere magari Fedez, la Ferragni, vaccinarsi, no? Perché sono quei ragazzi che vogliono tornare a divertirsi, andare in discoteca e vengono più convinti probabilmente da Fedez piuttosto che da Draghi in questo momento. Tutto questo in Italia non è stato fatto. Pensate a quella foto rimasta così famosa del 1954 di Elvis Presley che si vaccinava contro la poliomielite in diretta televisiva a reti unificate a livello mondiale. Quella foto ce l'abbiamo tutti impressa e un motivo ci sarà. Voglio fare un rapido tour de table, sentendo tutti, prima poi di lasciare la possibilità al pubblico eventualmente di fare domande o chiedere. No, non si può e quindi andiamo avanti noi. Ah, ok, ho capito. La pandemia ci limita anche in questo e mi dispiace. Allora torno un attimo da Gennaro. Secondo te, come comunità scientifica italiana, cos'è che possiamo fare adesso per riuscire a rendere più stretto il rapporto scienza e società? So che è un tema a cui tu tieni molto e io sono convinto che non sia un tema importante solo per questa contingenza specifica, per quanto sia di grande rilievo, ma sia un tema andando avanti di grande importanza anche in futuro. E io sono convinto, come hai detto tu, che bisogna riuscire a ricostituire questo rapporto di, forse non è giusto dire fiducia, ma comunque di credibilità fra scienza e società. Devo dire che questo è un compito sicuramente che ci tocca fare, ma è un compito arduo. Per fare bene bisogna dare continuità. Molta continuità a quello che diciamo, e per dare continuità ci vuole lo sforzo di tutta la comunità scientifica. Io parlo in questo momento come presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita, dove abbiamo messo su un ufficio di comunicazione già da qualche anno e sono contento di quello che abbiamo fatto, ma non sono completamente ancora soddisfatto, perché ritengo che bisogna aumentare la nostra capacità veramente di parlare al pubblico.
ci vuole anche più contributo da parte, bottom up da parte dei nostri ricercatori nelle varie società. Al momento si contano veramente con il contagocce il numero dei diciamo ricercatori che afferiscono alla nostra federazione che veramente danno dei contributi, sia perché sono pochi, sono bravi nel comunicare, sia perché sono pochi, sono disponibili. Invece dovremmo sentire noi ricercatori come nostro dovere quello di comunicare, quindi non dobbiamo essere chiusi, diciamo, nel nostro mondo, ma dobbiamo aprirci all'esterno. E quindi io lancio sempre questo invito al nostro mondo scientifico di essere i principali portatori della comunicazione e della conoscenza. È chiaro che però, diciamo, è un compito che necessita di un'interfaccia. Io ritorno un'altra volta ai politici in questo, perché non è facile. Allora faccio un paragone che probabilmente molti capiranno. Se io sono un malato e cerco di accedere ad una cura in un ospedale italiano, molto spesso mi è difficile capire bene presso quale ospedale accedere, come accedere, quanto rapidamente accedere alle cure. E io, insomma, sono direttore scientifico in un ospedale, in un IRCCS, e sono molto spesso il tramite di queste richieste. Per questo perché il normale cittadino non riesce facilmente ad accedere alle cure. Noi, diciamo, per quello che posso dire della mia esperienza, quindi parlando da ricercatore scienziato, io non riesco facilmente ad accedere ai politici. Molto spesso, cosa succede? Capita che contatto i politici e loro non mi rispondono. Quindi, diciamo, occorrerebbe in qualche modo trovare una classe politica, avere una classe politica più aperta al dialogo, più aperta all'interazione. E quindi diciamo che ci troviamo molto spesso a remare controcorrente. Quindi, diciamo, da un lato, voglio riassumere quello che ho detto, da un lato una maggiore partecipazione di noi ricercatori alla comunicazione, più ampia, più corale, dall'altra un rispetto da parte del mondo politico per quello che facciamo e un orecchio sempre aperto ad ascoltarci. Ecco, adesso chiederei a ciascuno di voi qual è la principale lezione che dobbiamo fare nostra rispetto a come comportarci in futuro in una situazione del genere. E volevo però ricordare il lavoro di una ricercatrice che si chiama Heidi Larson, che lavora alla London School of Tropical Medicine, la quale nel 2017 su Nature aveva pubblicato un articolo che a rileggerlo oggi suona molto profetico. Non c'è stato solo Spillover o Bill Gates che avevano fatto le previsioni. E la Larson diceva, aveva immaginato l'idea di una pandemia che doveva scoppiare nel 2025 a partire dall'Asia, che poi si sarebbe diffusa attraverso i viaggi e attraverso le vacanze, e poi si sarebbe complicata per via di confusione nell'informazione fornita ai cittadini, messaggi confusi forniti dai politici, scienziati che fanno fatica a spiegare dati che si modificano continuamente, cittadini che molto spesso partivano da una situazione di generale sfiducia sia nel governo che nelle aziende della Big Pharma e che finivano disorientati dalla comunicazione confusa, dalle provocazioni che avvenivano attraverso social media e da persone che in questa situazione hanno anche cercato di trarre dei vantaggi agendo in maniera maligna. Devo dire, rispetto a quello che si è verificato, forse è uno dei lavori più profetici fra quelli che si sono potuti leggere. E la conclusione che tirava in questo articolo su Nature Larson era che la prossima pandemia non sarebbe stata aggravata dalla malattia in sé, quanto dal fatto che
il contagio emotivo attivato digitalmente avrebbe eroso la fiducia nei vaccini così tanto da renderli irrilevanti. Per fortuna forse non siamo arrivati fino a questo estremo, e di questo dobbiamo essere grati, del fatto che non si sia arrivato a questo punto, però sul fatto che il pericolo sia stato non solo l'agente patogeno in sé, ma anche tutto quello che è avvenuto a livello di comunicazione, credo che sia stato reale e sia ancora reale. Allora la domanda, e poi chiudiamo, cerchiamo di chiudere rapidamente, a ognuno di voi è cos'è che possiamo fare per evitare che in futuro si ripetano situazioni come questa? Iniziamo da Giorgio. Ma io direi tre punti fondamentali. Il primo, ripartire dalla scuola e dal modo con cui vengono insegnate le discipline scientifiche nella scuola. Io sono d'accordissimo che non si può parlare di mancanza di cultura scientifica in Italia, però noi nella scuola siamo abituati a insegnare certezze. 2 più 2 fa 4, e invece dovremmo dire che 2 più 2 non fa sempre 4. Che cosa voglio dire? Che la scienza viene sempre presentata come i prodotti che ha creato e mai come i processi che hanno portato a quella scoperta, a quella invenzione. Invece il processo è fondamentale, perché all'interno di quel processo c'è tutta quell'incertezza, tutta quella possibilità di sbagliare, tutto quel meccanismo di confronto e di verifica, di metodo scientifico che noi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, perché questo permette di guardare il mondo con occhi diversi, quindi non andare alla ricerca di certezze, ma saper porsi le giuste domande, i giusti interrogativi, no? E passo dopo passo esplorare, no? In questo magma di conoscenza che abbiamo di fronte. Quindi questo mi sembra il primo tema fondamentale. Il secondo, ne abbiamo già parlato, portare la comunicazione scientifica nelle istituzioni e nella politica. Oggi i comunicatori scientifici hanno un ruolo troppo marginale, vengono chiamati solo al momento del bisogno, devono diventare delle figure strategiche per organizzare la comunicazione di tutti quegli istituti, oltre che dei mass media, preposti alla gestione delle emergenze. E su questo chiaramente il tema non è solo la comunicazione scientifica, ma anche la comunicazione del rischio sulla salute e l'ambiente, che è un tema evidentemente centrale. Terzo elemento, la politica. Cioè, la politica dovrebbe segnare un cambio di passo. Abbiamo di fronte delle sfide enormi, pandemie, cambiamenti climatici. Mi piacerebbe vedere che dalla politica arrivasse un segnale forte di definizione veramente di piani strategici e di visioni a lungo termine, perché se la politica fosse capace di trasmettere queste visioni di lungo termine, tutto questo avrebbe un impatto estremamente positivo anche nella società e in tutti noi. Barbara. Difficile. Aggiungo a quello che ha detto Giorgio, così faccio un passo avanti anche rispetto a quello che diceva Gilberto, la questione della formazione alla comunicazione da parte degli scienziati, perché lui auspicava che sempre più scienziati parlassero ai pubblici. Possiamo dirci dal dibattito che possiamo parlare di pubblici invece che di pubblico, a pubblici diversi. E auspico anche una formazione alla comunicazione ai pubblici degli scienziati. Questo potrebbe far bene, diciamo, mi rivolgo appunto a persone che fanno parte, no, delle istituzioni, che sono presidenti di istituzioni, che potrebbero contribuire da questo punto di vista, quindi anche a formare alla comunicazione ai pubblici. Penso che l'interdisciplinarità sia un altro argomento fondamentale, diciamo, che ci ha insegnato anche, no, dal punto di vista invece nostro, che l'interdisciplinarità è un valore che dobbiamo, penso che siamo nella società della scienza ormai, e che questa pandemia ci ha insegnato, ha accelerato il processo della società della scienza, e quindi che avremo sempre più a che fare con queste cose e che non possiamo più tenere distinta scienza, società, politica. E
Devo dire che questo messaggio a noi ce l'ha dato chiaro Massimo Cacciari, che Gennaro aveva invitato poche settimane fa a tenere una relazione al convegno della FISV. E io non me l'aspettavo da Massimo, conoscendolo, avendolo sentito altre volte, ma ha fatto questo messaggio. La nostra società è basata sulla scienza e voi scienziati dovete esserne consci. Non sono sicuro che noi ne siamo così consci. Speriamo di prendere coscienza di questo. Luca. Io vorrei porre, visto che si è parlato molto di scienza e anche un po' di politica, ma un po' meno, vorrei riportare l'attenzione anche sul fatto che la risposta alla pandemia non è solo scientifica, ma è essenzialmente politica. Il più grande processo di educazione, acculturazione, ma educazione alla salute di massa c'è stato nel 1978, quando in Italia è stato creato il Servizio Sanitario Nazionale. Questo Servizio Sanitario Nazionale, che è penetrato profondamente nel territorio, non solo con gli ospedali, ma con già partiamo dai dispensari tubercolotici, poi con le unità sanitarie locali, ha fatto sul territorio molta prevenzione e molta educazione sanitaria. Purtroppo questo Servizio Sanitario Nazionale è stato smembrato in 21 servizi regionali ed è stato massacrato nelle risorse e nel personale. Io conosco molti medici che erano distrutti anche prima della pandemia e adesso sono proprio a terra, in una situazione di grandissimo stress e di grandissima fatica dopo questa ennesima esperienza, perché sono troppo pochi, perché sono invecchiati, perché non si è assunto più e soprattutto perché la sanità pubblica è stata in qualche modo entrata in concorrenza con quella privata, si è ritirata dal territorio. Nella mia regione Lombardia i dipartimenti di prevenzione pubblica sul territorio 10 anni fa, 20 anni fa erano 20, adesso sono 4. Vabbè, ci sono stati dei processi di accentramento, ma è molto cambiata la situazione. Questo pezzo è mancato nella risposta alla pandemia, purtroppo, ed è stato uno dei grandi problemi che abbiamo dovuto affrontare. Quindi non dimentichiamoci che la politica dovrebbe essere soprattutto politica di sanità pubblica, che a questo punto deve essere anche rilanciata. Speriamo che questo la pandemia ce l'abbia insegnato. Gennaro, lascio a te la chiusura. Sì, io voglio dire due cose cercando di non essere ripetitivo rispetto a quello che è stato detto molto bene precedentemente. Mi riaggancio a quello che ha detto sia Luca Carra sia Giorgio. Noi dobbiamo essere meglio preparati. Non dobbiamo guardare al contingente del momento soltanto, perché altrimenti se pensiamo soltanto al problema immediato che dobbiamo superare, saremo sempre lì a metterci delle pezze. Ma dobbiamo impostare una strategia che guardi il futuro, che guardi a quello che può succedere tra 10-20 anni. Questo veramente è il cambio epocale che ci possiamo augurare che avvenga da parte della politica. La politica, si è detto, guarda sempre nel breve termine e invece è il compito nostro, di scienziati e anche dei comunicatori, di convincere i politici a lavorare nel lungo termine, nel lungo raggio. E poi, diciamo, voglio chiudere con una piccola chiosa, con una frase famosa da scienziato, che dovrebbe riguardare un po' tutti noi, quindi non soltanto noi diciamo che siamo gli esperti, ma anche quelli che non sono esperti. La frase è: studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa. Questa frase è stata detta 500 anni fa da un italiano che si chiamava Leonardo da Vinci. Grazie, penso che sia una chiusura perfetta. Io ringrazio i nostri ospiti e spero che vogliate anche voi unirvi in questo ringraziamento. Ciao Gennaro. Ciao, grazie di nuovo a tutti, buona giornata.